De Laurentiis, Ancelotti. L'anno scorso sembrava funzionare tutto bene, forse oggi non è più così. Potrebbe essere l'inizio di una crepa fra il rapporto che c'è fra loro due. Allora, ciao amici da Giampi, ogni settimana io praticamente porterò notizie comunque sulla squadra che andremo ad affrontare. In campionato, quindi in questo caso il Napoli. E mi raccomando, sostenete il mio canale lasciando like e chi non l'ha ancora fatto, iscrivetevi al canale. E dopo questo invito che vi ho fatto, vi ringrazio e voglio dire allora appunto, per quanto riguarda notizie sul Napoli, sembra che comunque De Laurentiis fa De Laurentiis, ovvero lo conosciamo tutti com'è, è uno che comunque è un presidente che sì, ha fatto una grande squadra comunque in tutti questi anni, ha fatto sempre dei grandi colpi, sempre un gran bel mercato, però sembra che voglia mettere sempre un po' lo zampino contro l'allenatore. Così è stato su Reja tanti anni fa, Mazzarri, Benitez anche lo stesso, ultimo è stato Sarri e adesso con Ancelotti che sembrava funzionare bene potrebbe essere l'inizio di una crepa fra loro due. È finita già la luna di miele, così intitolano alcuni giornali. Potrebbe essere così, perché comunque a distanza di una decina di giorni dall'incontro che c'è stato fra Juve e Napoli, con la vittoria della Juventus e quindi la sconfitta del Napoli, De Laurentiis inizialmente ha taciuto, non ha aperto bocca, tutto sembrava filare liscio, ma a distanza di una decina di giorni qualcosa comincia a uscirgli fuori e sembra che ce l'abbia proprio con Ancelotti, con le sue scelte e quindi come se lui volesse occupare comunque anche il ruolo dell'allenatore, sulle scelte dell'allenatore. Allora ricordo che il Napoli comunque, avendo già comunque una grande rosa, una grande squadra, perché comunque ricordiamo che in squadra hanno gente comunque come Mertens, come Milik, come Insigne. Gente molto forte, Allan, Zielinski, hanno veramente gente io ritengo che sia veramente molto molto forte. Hanno fatto una campagna acquisti, devo dire, mirata su quello che comunque l'allenatore ha chiesto. È vero che voleva James Rodriguez e non gli è stato portato, ma tutto quanto il resto, comunque Manolas, un difensore molto forte, l'ha preso, quindi in coppia con Koulibaly dovrebbe dare quelle garanzie. Ha preso Lozano, che sicuramente è un ottimo acquisto, ma io lo conoscevo già, sapevo che comunque era un ottimo acquisto. Poi ha preso Llorente, che comunque può essere il sostituto di Milik, dipende chi gioca davanti, se poi gioca Mertens o Milik. Ha preso Di Lorenzo e ha preso anche Elmas, questi due giovani che comunque sembrano essere molto molto buoni. Quindi diciamo che comunque gli acquisti il Napoli li ha fatti e sembra che De Laurentiis ce l'abbia proprio comunque con questo, perché lui dice che comunque è un po' sottovalutare il mercato che è stato fatto non facendo giocare questi. A me onestamente Lozano era appena arrivato, comunque ha giocato, e Manolas io e Di Lorenzo comunque mi sembra anche a me un ottimo giocatore. Poi vabbè, Llorente lo conosciamo, però può tornare sempre utile. Elmas lo conosco un po' di meno, bisogna vedere, è un giovane, comunque sembra anche lui di buon prospetto. Io onestamente De Laurentiis proprio non lo capisco. È vero, lui vuol vincere, è tanti anni che comunque è lì e vuol vincere, ma come tutti i suoi tifosi vuol vincere. Devo dire che in questi anni veramente ci è andato sempre, sempre vicino. Allora diciamo che lui ce l'ha per vizio comunque ogni tanto di mettere il bastone fra le ruote, forse in casa propria, questo è sbagliato secondo me. Perché comunque anche 2 anni fa con Sarri, nell'uscita della Champions, contro il Real Madrid, lui iniziò proprio lì la vera crepa con Sarri. Tant'è vero che poi Sarri comunque restò ancora un anno, ma poi se ne andò comunque via, se ne è andato via in malo modo Sarri, praticamente da Napoli, per colpa di De Laurentiis, alla fine così. Non è la prima persona che comunque, da quello che si sa, se ne va via in malo modo per colpa, appunto,
appunto di De Laurentiis, quindi non lo so. Certo che devo dire la mia, io queste piccole crepe, visto che noi siamo pieni di crepe, noi della Samp, queste piccole crepe possono comunque, possono influire comunque sull'ambiente e quindi potrebbe essere un piccolo vantaggio, forse l'unico vantaggio che abbiamo in questa sfida contro il Napoli. Io la vedo così, quindi niente, poi vabbè, il Napoli è una grande squadra, io credo che farà sicuramente un'ottima partita contro la Samp, Ancelotti è un ottimo allenatore, non ci saranno sicuramente Insigne contro la sfida della Samp, contro la Samp, non ci sarà Insigne e non ci dovrebbe essere neanche Elmas che comunque vabbè non è un titolare, però... comunque non dovrebbe essere assente anche lui. Niente, sicuramente De Laurentiis ogni tanto esce con queste sue cose, vedremo come si evolveranno queste cose, questa prima crepa tra loro due, vedremo. Non so, io ripeto, non so veramente De Laurentiis, secondo me alla fine ognuno dovrebbe stare al proprio posto, lui è il presidente, hai scelto un allenatore, falli fare l'allenatore. Come crede meglio che sia farlo, solo questo. Poi, per carità, lui dice l'azienda è mia, però se hai comunque dei responsabili nei settori, lascia che ognuno faccia il suo compito. Detto questo, stiamo a vedere. Commentate, condividete, iscrivetevi al canale. Ciao a tutti.